Ecco al test dell'homing con EMC2, ho montato per test un sanio da 4 A bipolare e un altro motore da 2 A e mezzo, sempre bipolare. Eccolo qui. Adesso vediamo un attimo la velocità di movimento della macchina. Mi avvicino un attimo gli assi, tutto è cablato in modo volante, quindi non badate troppo all'estetica. Qui ho messo dei pulsimetri. Adesso un altro pulsimetro qui sotto, eccolo qui. Adesso mi avvicino un pochino gli assi, giusto per non perdere troppo tempo. Adesso andiamo nella procedura di homing. Vado sulla macchina e gli do azzera tutto. Ecco qui. Ed ecco che la macchina inizia con l'asse X. Si va a cercare i prossimi. Un pochino troppo distante, la avviciniamo ancora un altro po'. Intanto vediamo se l'emergenza funziona. Premiamo l'emergenza e tutto si blocca. Il programma si spegne. Noi gli ridiamo un'altra volta il via. Me lo voglio avvicinare un altro pochino a mano. Ecco qui. Vediamo un'altra volta, la zera tutto. Macchina muove l'asse, quindi non trova più la fine corsa. Ecco qui, ha trovato il primo. Adesso va con il secondo asse. La X. Nel frattempo vediamo qua dato il primo pallino che ha trovato la X. Adesso lui si avvicina per trovarsi la Y. Ecco, ha trovato la Y, infatti abbiamo il pallino, la freccettina lì, e ha trovato anche la Z. Perfetto, procedura di homing terminata in modo perfetto.